da gennaio. Servizio anche a domicilio. Break the chain, spezza la catena. Questo è il mantra che ha dato il là questa mattina a un'invasione pacifica e colorata per urlare un deciso no alla violenza di genere. Piazza Garibaldi a Sondrio si è trasformata così in un palcoscenico per il flash mob organizzato da centinaia di studenti che hanno aderito alla proposta dell'Istituto Agrario Piazzi a supporto dell'iniziativa mondiale One Billion Rising per denunciare soprusi e ingiustizie che migliaia di donne e bambine subiscono quotidianamente. Coordinati dalle professoresse Patrizia Zecca e Cinzia Fascendini, i ragazzi hanno scelto di farsi portatori di un messaggio profondo e quanto mai attuale, attraverso momenti di danza, esibizioni canore ed eloquenti manifesti che hanno trasmesso appieno alla città lo spirito dell'evento. L'iniziativa di oggi nasce dall'esigenza di sensibilizzare tutta la cittadinanza e tutto il mondo intero attraverso i vari eventi che si svolgono appunto in tutto il mondo sulla violenza verso le donne e verso le bambine. Come hanno affrontato i ragazzi la preparazione di questo evento? Con grande impegno, con grande voglia di dimostrare le loro capacità, con grande sensibilità e dando tutto quello che avevano dentro. Un'iniziativa di grande valore, alla quale hanno preso parte anche le autorità cittadine con momenti di riflessione. Contrastare la violenza sulle donne e sulle bambine è un compito essenziale di ogni società che si proponga la piena tutela dei diritti fondamentali della persona. L'educazione al rispetto reciproco nei rapporti personali e nelle relazioni sociali è alla base del nostro vivere civile. Naturalmente la violenza credo che si contrasti con iniziative di senso opposto e vada coniugata l'amore con la libertà. Quindi questa è una manifestazione di libertà e io credo che questa sia la strada, cioè portare avanti questi buoni esempi in maniera tale che il fenomeno regredisca.